una porta. Per le fede registrate, a posare. Aprete voi. Il sindaco Claudio Lolli oggi onori militari del 700 addirittura, e apertura dobbiamo dire col botto per questo MOAC. Sì, è stata veramente un'apertura innovativa, come è innovativo questo nuovo tipo di organizzazione con cui abbiamo stipulato questo contratto triennale. È stato molto bello, molto suggestivo, sbandieratori e rievocazione storica del gruppo di Pietro Mica di Torino. Io penso che un'apertura così non può che essere di miglior auspicio per un buon MOAC. È un accordo che ha portato comunque dei fondi importanti nelle casse del comune, c'è un investimento significativo che vuol dire anche potenziare, migliorare questo MOAC. Ma sì, c'è un investimento a favore del comune di 200.000 euro triennali, ma poi l'investimento è duplice perché chiaramente questa ditta, investendo questa cifra importante, è chiaro che ha tutto l'interesse di fare veramente del MOAC una fiera a livello nazionale. Noi speriamo che dopo Firenze, che è una fiera molto grossa e artigianato, arrivi Sanremo e che quindi possa diventare un punto fermo nella fieristica comunque del Nord Italia per l'artigianato. L'altro auspicio è una sempre maggiore partecipazione di artigiani liguri. Sì, certo, l'artigiano è un'eccellenza del nostro paese, dell'Italia e anche della Liguria. Dobbiamo solamente portarla fuori ai nostri confini, farla vedere, ammirare. Abbiamo tanti turisti, è agosto, per cui la vetrina migliore per il nostro artigianato è chiaramente il MOAC. Francesco Milaneschi, amministratore delegato di Multimedia 3, questa grossa azienda che si occupa di fiere un po' in tutta l'Italia, adesso anche il MOAC si aggiunge così al vostro palinsesto e qui ci sono delle grandi idee. Sì, eravamo già presenti in Liguria per la verità, però Sanremo è una tappa importante per noi perché sicuramente è uno dei tre momenti sull'artigianato più importanti d'Italia dopo Milano e Firenze. L'idea nostra è di riposizionare un po' il MOAC inserendo sempre di più nei prossimi anni. Quest'anno abbiamo fatto quello che potevamo nel poco tempo a disposizione, l'artigianato artistico, l'artigianato d'eccellenza. Questo con la collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare CNA e Confartigianato di Imperia, di Sanremo e di Imperia, che già quest'anno ci sono state vicine, ma con loro abbiamo dei progetti abbastanza importanti per il futuro. Contiamo di coinvolgere le associazioni, queste associazioni che ho citato, a livello nazionale per poter portare veramente gli artigiani d'eccellenza italiani, che sono molti, spesso insospettati, e sicuramente dando visibilità anche e molta a quelli della Liguria. Aldo Aitano, prendendo spunto dal suo stand, mi sembra che possiamo dire che artigianato prima di tutto è davvero arte. Ma senta, io cerco di coniugare l'arte, diciamo, con quello che è la manualità, no? Cioè esprimendo al massimo tutto quello che ho imparato, diciamo, nei settori artistici e proiettandolo, diciamo, nel vivo della materia, no? Quindi argille, crete, vetri, diciamo, tutto ciò che è progettazione trasferita nelle materie, diciamo, nella terra, e poi principalmente nel colore. Tutto il mio sviluppo è nel colore, principalmente nel colore aragosta, con cui ho fatto un matrimonio. E quindi da questo colore nascono piatti, lampade, vetri, lampadari, quadri. Ecco, questo è tutto il mio fare. Curiosando lo stand di Guerrino, che arriva da Soldano, mi sembra in un attimo di aver visitato l'intera provincia di Imperia trovando un sacco di scorci. Complimenti, tutto fatto a mano. Tutto fatto a mano, esclusivamente a mano. Pietra lavorata a mano, tetti in ardesia. E poi ci sono questi piccoli quadretti che mi sono inventato così, fatti su supporto di piastrelle. Ma come nasce questa idea? È una passione dei borghi antichi, e così si è sviluppata questa cosa. E restiamo sempre nel campo dell'artigianato artistico, perché è arte anche quello che sta facendo Michele Basile, un ebanista, una lavorazione in legno. Qui che cosa stai preparando, Michele? Praticamente sarebbe un tartufaio, che da noi da Asti, tartufo e vino, acqua no.
comunque è un tartufai con i suoi cani alla ricerca. Quindi qui ci sono tantissimi lavori, ci sono anche dei calci di fucile scolpiti a mano, diciamo, tutto in legno. Produzione, sono mobili, sono su disegni vecchi, e quindi sono anche, è bello anche la ricerca. Andare a cercare i disegni antichi e riproporli su legno oggi. Del tuo, e cercare di mettere anche del tuo, ecco.